siamo a Playa Blanca. Stiamo aspettando il traghetto per Fuerteventura. Abbiamo fatto un giretto così per illustrativo. Fagli vedere la Playa Blanca della Playa Blanca. Ti abbiamo preso la torta, cioccolato e al limone. E ora ci arriva il lecce. Si chiama veramente lecce. Lecce. Che spettacolo è? Io mo dobbiamo booking. Grazie per aver chiamato booking.com. Le nostre linee sono più occupate del solito. Ragazzi, non date da mangiare agli scogliattoli, cioè. Per favore, non date da mangiare gli scogliattoli! Ragazzi, se invece stai in Egitto nel deserto del Sahara, invece siamo a Fuerteventura! Ce ne andiamo a Fuerteventura, ragazzos. Yes. Siamo svegliati prestissimo, andiamo a Fuerteventura. Che è importante, e dobbiamo fare benzina anche nel frattempo. Che dobbiamo lasciare la macchina. Abbiamo seccio e ieno, quanto costa? 16 litri abbiamo consumato. 16 litri abbiamo consumato, 20 euro. E abbiamo fatto quanti chilometri? Boh, non si sa. Qua c'è, ma lo vediamo. Yo! Cioè, in Italia avremmo pagato 33 euro, 16 litri. 62 euro e qualcosa, quant'è? In Italia avrei corso di più. Ah no, è 1,80 adesso, vabbè. Allora, quanti chilometri abbiamo fatto? Allora, 45.805 ce ne sono, e quando siamo partiti ce ne erano 45.179, quindi tipo 300 chilometri. 300 chilometri, vai. Top. Siamo a Playa Blanca. Stiamo aspettando il traghetto per Fuerteventura. Abbiamo fatto un giretto così per illustrativo. Fagli vedere la Playa Blanca della Playa Blanca. Allora, ci piace. Mo, questi sono tutti i negozi. Qua c'è il mare, una spiaggettina. Un sacco di gente che corre perché i bar sono chiusi, quindi non possono fare colazione. Il catenone delle navi che hanno riciclato, ci hanno fatto. Ah, dici che hanno riciclate? Certo. Non vedi che sono tutte arrugginite? Sono i catenoni delle navi. No. Quanto è smart il mio ragazzo. No, la smart no. Noi abbiamo la Fiat, cioè, no, via l'Abarth, abbiamo salutato la nostra macchinina, poi vorrei dire, possiamo dire brava Sofi? Brava Sofi, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire. Non volevo dirlo prima, però ora che l'abbiamo lasciata. Lo dobbiamo dire, è vero. Dobbiamo dire, è lei quella brava. Adesso stiamo tornando verso la nostra fast ferry, che parte alle 9:30. E sono le 8:47. Il bot è famoso per Grey's Anatomy, lo sai? È famoso per Grey's Anatomy, è vero. Cioè, per il bot. Molto al caso è molto suggestive. Molto bellino. E infatti fatto vedere il cactus enorme. Sta là. No, mi dispiace. Ristorante green, grill. Cucina mediterranea. Molto carino questo colore verde delle case. Sì. Del legno. E andiamo verso la nostra ferry. Questa casetta diciamo che è molto top, diciamo che vince il premio della casetta più carina della costa di Playa Blanca. Con questi cactus bellissimi con i fiorellini. Ah, ma sì, perché abbiamo visto pure ieri. Sì. Quel cactusone. Bello, sì. Questa invece è la panchina della pace con la bandiera della pace. Che beccatevi la panchina della pace con la bandiera della pace. Che è importante anche la pace in questi momenti. Un saluto a tutti i nostri amici che devono difendere la propria terra, giusto? Mm? Un saluto a tutti i nostri amici che devono difendere la propria terra. Certo, questa statua praticamente rappresenta la generazione di abitanti delle isole Canarie che ha portato il paese alla prosperità, le isole alla prosperità, lavorando sodo e spingendo i propri figli ad educarsi per poter migliorare le isole. Infatti il volto è anonimo. E niente, guarda verso il mare, quindi boh, forse nuovi orizzonti. Sì. E il volto è stile espressionismo e iperrealismo. Anche se tu non sai il significato, però si vede che c'è comunque un significato profondo dietro l'opera. Un po' tipo come si chiama quell'altro? Un po' tipo come si chiama quell'altro, sì. Abbiamo preso il traghettino, solo che non parte ancora. Con questa musica molto medio orientale, molto carina. Sì. Siamo partiti per questa escursione. Guarda qua. Che io vedi? Se può dire che io vedi?
Come lo vivi questo rapporto tuo conflittuale con l'acqua adesso in questo momento? Conflittualmente, diciamo. Conflittualmente, sono silenziosa. Infatti non parla più, cioè da quando è partito sta barca non parla più. Mi dispiace. Ragazzi, non sentirete più una parola fino a quando non atterreremo. È delicata la ragazza, sta rischiando la svomitazzata, diciamo. Meno male che siamo arrivati. Stavo per morire, ho detto voglio morire. Stiamo scendendo da questo mostro. Eccoci. Tutto molto più colorato, lo possiamo dire qua a Fuerteventura. Sì. Anche, cioè, sempre bene un po' di colore, diciamo. In questa vita. In questa vita. Vabbè, mo è diventato tutto bianco di nuovo. Siamo a Coralejo. Nel mare sono un sacco di pesci. Ci siamo trovati in questo posticino molto carino. Allora, guarda dove siamo. Breakfast. Top sul mare, Top. Che abbiamo preso la torta, cioccolato e al limone. E mo ci arriva il lecce. Si chiama veramente lecce lecce. Pensavo di essere inventato. Lecce lecce lecce. Ecco il nostro tasting della torta. Com'è la torta? Buona, buona la tua. Buona, mo proviamo pure il lecce lecce. Io non voglio fare la vlogger. Ancora non gli è chiara sto ragazzo. Vabbè, però ci vogliamo ricordare questo posto. Siamo por la calle, giusto? Calle si dice? Calle pedonal. Mi pare che sia pedonale. Pedonale. Calle pedonale. Che quando c'è ciacca non è pedonale. In Fuerteventura, Coralejo. Yay! E i negozi non li possiamo neanche guardare perché li guardiamo stasera. Brava. Ragazzi, la situazione è tragica. È tragica perché per trovare allora una moto innanzitutto ci abbiamo messo una vita. Però adesso siamo alla casa del mercato della stazione. Mamma mia, davvero. Cioè, stiamo... Non c'è che cazzutto. Dal freddo? No. No. Entriamo nel mercato della tradizione? Ciao. Sono un po' provata. È provata, ragazzi. Carina questa roba. Da tutti i locali, locals. Oh, benvenuto a La Oliva, guarda qua che roba. Se vuoi dire guarda qua che roba. Che è? Spettacolare. Spettacolo è. Io mo dobbiamo booking. Grazie questo. Per aver chiamato booking.com. Attualmente le nostre linee sono più occupate del solito. Eccoci. Perché possiamo rispondere solo alle chiamate di chi è in possesso del numero della prenotazione e del codice. Ciao ragazzi, oggi sono la vostra inviata a Fuerteventura. E che dire? Allora, intanto Fuerteventura sembra bellissima, però un po' cruda. Ci ha accolto male, nel senso, non c'era neanche una macchina da affittare, non c'era neanche uno scooter. L'unico che abbiamo trovato era questo qui che voleva 180 euro di deposito, quindi gli abbiamo dati. E poi il nostro tipo dell'hotel non risponde, anzi ci ha risposto, ci ha attaccato, ci ha bloccati, non esiste questo posto. Quindi siamo senza macchina, con uno scooter in mezzo al vento, senza una casa, però il paesaggio è stupendo in compenso. Ora quel vulcano immagino sia una montagna. E niente, vabbè, Lanzarote è stata più dolce, con noi ci ha accolto meglio. Però sicuramente Fuerteventura ci darà tanto. Sono sicura di questo. Monotenda. Mamma mia.
Ehi, voi, siamo qui a Tindaia e a Serrato per, che ne so, qualcosa. Motivi di gestione, a Serrato. Siamo belli col casco, eh? Siamo molto traveler, diciamo. Molto traveler. Ciao, c'è anche lei, la mia ragazza. Per chi non lo sapesse. Ehi, tu, guarda che roba. Ma io dico no. C'è chi dice no, con questo nostro aggeggio che per la prima volata di vento fa trema. Mamma mia. Guarda l'ombra delle nuvole lì. Oddio, è vero. Che figata. Tutta ombrosa. Tiè, becca qua, va. Non sa quanto sono alti. Sono alti, eh. Ragazzi, non andate da mangiare gli scogliattoli, cioè. Per favore, non andate da mangiare gli scogliattoli! Che cavolo! Andiamo a Pedaccuria? Saranno i fondatori di Pedaccuria? Chi sono questi? No, adesso vi spiego. Guize e Iose. Pedaccuria 30 maggio 2008. Se volete sapere la storia, ve l'andate a vedere qui. Io non ti dico niente. Eh sì, sapevatelo. Siamo arrivati a Pedaccuria, ragazzi. Yes, we made it. Yeah. Abbiamo rischiato la vita su quelle montagne, però ci siamo arrivati. Siamo arrivati. Se volete dire arrivati? Yes, we are. Yes, of course we can say it. Questo io gli parlo la gente in inglese, poi gli parlo sì, italiano. Sì, mamma mia, veramente. Io che poi mi spontaneo parlare inglese. Sì, lo so, però quello ti parla esplicitamente in italiano. Non ci riesco, va bene, non te lo faccio più allora, scusa. Non gli piace un cazzo di quello che faccio sto ragazzo. Andiamo. Fammi vloggare. Caffè and eatery. Guarda che carino questo posto in mezzo. Sì, molto bello, molto top. Molto carina questa Sì. Mettevi, te la sceglievi, si scelgono. Ah, si poteva scegliere. Maledetto. Come si fa a scegliere? Lo devi mettere dall'inizio sul posto in cui lo vuoi. Come fai? Quella che è? La capra. Bella. Vogliamo far cambio? No. Io voglio la capra. Perché sei una capra. Esatto. Wow. Top. Sì, mo ci andiamo. Tanto ritorno per una passa di qua. Lei vuole vedere tutti i negozietti possibili e immaginabili. Olè. Olè. Com'è questa... Muy linda? Tu hai imparato solo muy linda? Sì. Tutto questo tempo? No, anche... Muy linda. Como tu quiera? Como tu te llama, io non sé. Oh, 50 centesimi, eh. Non si mettono le mani nelle fontane. Questa è un'opera d'arte, architettonica. Non si fa, eh. T'ho vista, eh. Swiss Post pure, eh. Deposito e tarchetta frequente sfruttamento, è quello che ti pare. Ma lo metti tra la tarchetta che da galera? Di qua. Oh. Olè. Pedaccuria. Hola. Nos somos en Antigua. Es la biblioteca municipal
Muy linda all'interno. Io hablo español muy bien. Es la plaza. Plaza? Do you call it like that? Io quiero ver esa terraza. Muy lindo. Non sapevo che sono brava, cioè un po' me lo sento nel sangue. Cioè sono brava a chiacchierare così i vlog. O forse sarei una di quelle che chiacchierano troppo, fanno vedere troppo pochi posti. Questa cosa mi nervosirebbe tantissimo, un sacco di gente che vuole vedere i posti invece. Allora, questa è la vista da Antigua. Ovviamente, cioè Fuerteventura è molto selvaggio, molto molto selvaggio. Sono tante, cioè, città in mezzo a, cioè tra una città e l'altra c'è tanto spazio, capito? In cui non c'è nulla in quello spazio. La batteria è quasi scarica, quindi penso che andrò a dirlo al tuo padroncino, così ti cambierà e sarai di nuovo pronta a vloggare con noi. Mi ha abbandonata qui, non so dov'è andata. Sono sola al mondo. Bene. Che facciamo allora? Siamo io e te, che sei quasi scarica. Questa è Antigua. Che... Antigua nel senso che è antigua. Nel senso che è antica e andiamo di là o no? Andiamo di là. Dritto? Va bene. Ci lascia un po' perplessi Antigua. Devo dirtelo, sono sincera. Qua devo andare? Dove ci riporta il cuore? Di qua. Va bene, mio amore. È una città, penso, per lo più innovativa. Ah, guarda qua. Io penso. Le palme, no? Penso per lo più. Che carino il mulino. Compriamo da bere là, ci fermiamo un po'. Allora, in pratica siamo al benzinaio, bisogna pagare prima in cassa, fa una fila dalla Madonna e niente, sono più lenti dei, non lo so, sono lenti. 26 gradi fanno. Oh, siamo arrivati a Puerto del Rosario, ragazzi. 26 gradi. Noi siamo con il giacchettino. Vabbè, perché abbiamo preso freschetto fino a mo'. Però sai, io non hai soffritto questo motorino. Sì, ma tu, a te sarei tanto vento? Sì, a me davanti sì. Vabbè, però così non c'ho avuto freddo. Wow, 26 gradi a Puerto del Rosario, noi con giacchettini. Municipio. Bellissimo qua comunque, Guarda quello sulla sedia. Ti piace? Sì, bello. Tra l'altro che ho visto, tutti era bella Puerto Rosario. Moltissimo, moltissimo bella. Moltissimo bella. Ti vuoi dire moltissimo bella? Sì. Bella! E vabbè. E noi adesso ci facciamo un bel girettino qua. Prendiamo qualcosa da mangiare, che mi sono stato a mangiare sotto. Guarda che bella là, tutte quelle cose disegnate sul coso. Chi è? Manuel Velasquez Cabrera. Cabrera. Ci sono queste stradine con tutti questi murales bellissimi. No, fatto, allora, questi murales sono fatti per tutti quelli che hanno sofferto di violenza di genere. Ecco, bellissimi. Bellissimi, bellissimi. Diciamo un po' vuotini questi posti, diciamo. Non è che ci sia proprio. La siesta loro. Ah, la siesta, è vero. È il periodo della siesta, il momento della siesta. Che cos'è qua? Questo è Cagli Primero di Maggio. Ah sì? Vuoi, wow! Vuoi leggere il cecchino? Che roba qua! Che fanno? I sandwich. Non mi ispira neanche questo, lo sai? A te voglio, se non ti ispira mai in casa. Vabbè, a te ti ispira? Ciao, la mia non frega niente. A te frega niente che? Vabbè, andiamo più avanti. Andiamo avanti. Carina! Muy carinoso. Oh, io allora... Lei si è mangiata due empanadas e due pezzi di torta, più le celeci. Io mi sono preso una birra perché... Una empanada e un pezzo di torta. Ma non è vero. E allora le altre due che fine hanno fatto, scusa? Che fine hanno fatto? Questa è le celeci. Le celeci. Sì, buonissimo. Questo è quello grande. Quindi è diventato il suo... Come possiamo dire? La sua bevanda... La sua bevanda prefe, diciamo. Hot drinks. Il tuo hot drink prefe? Dopo il caffè? Dopo l'espresso? Cappuccino? Però il cappuccino no, forse è più buono. No, questo è più buono dell'espresso.
Più buono l'espresso, più buono il cappuccino. Non si può bere tutti i giorni come il caffè così tanto. È più buono il cappuccino? Sì, il cappuccino però mi piace. Oh, gesto di stizza, ragazzi. Troppo forte, troppo forte. Vai. La challenge della bottle in moto. Scialla, ma scialla. Che top che sei, sei proprio una top. Diciamo. Saluto i nostri fans. Ciao fans. Ciao fans, che sono io che lo guarderò e te che lo guarderai. Che fai cacca? Io. Una cacca. Eccola qua. Vedi, giù i sì. Cioè, allora noi andiamo invece qua. Qua. Cioè noi abbiamo andato da qua a qua, non siamo andati da qua a qua, porca puttana che coglioni. Non lo sapevo. Manco io. Però vedi com'è, Betancuria. A Giui, devi fare sempre così. Ah, non si può fare così. No, Betancuria di qua e Antigua di qua. Ah, perché le strade non sono... Vedi? Ah, certo, non poi qua da Antigua devi salire su. Di nuovo da Betancuria qua in mezzo abbiamo fatto. Siamo andati qua, a Porto del Rosario. Mo andremo tutta la costa. Tutta la costa, sì, con tutto il vento fino a qua. Siamo a Porto del Rosario. Dopo 25 minuti. Il motorino contro il vento, non era il motorino, era il mio scooter. Tra l'altro sono stata bannata dalle storie, non posso più apparire nessuna storia perché sono troppo rovine i paesaggi a quanto pare. Vabbè, sai, cioè non me la prendo più per queste cose, io non... Mo si è offeso che io ho risposto male. Comunque, non fai ridere nessuno. Dentro l'hai riempito anche di carta. E guarda, lì sono le scalette per entrare direttamente in mare, scusa. Bellissimo. Mi gusta, mi gusta. Mezzo giorno, fino a dove ci andiamo. Eh dai, io domani. Pure asciugamano io. Sì, pure asciugamano tiene. Se no se ne ho comprato. Se no se lo compriamo, che c'è. Dove stiamo, Saki? Parco naturale de Coralejo. Dove si trovano le dure. Dove si trovano? Corralejo! Corralejo! Tieni, tieni! Dove si trovano le dure di Corralejo? Vlog! Ma ti sto dicendo che è pericoloso. Queste sono le dune di Curalejo. Guarda la montagna con tutta quella luce dietro. Se riesci a fare una bella foto si vede proprio che... Fatto, sembra di... Ah, ok. C'è troppo sole. Sembra tipo lava che scoppia, capito? Se fa una bella foto col sole. E ragazzi, siamo su Marte un'altra volta. No, questo che può essere? Giove, diciamo. Attenta, Siamo qui nel bel mezzo del nulla con il nostro motorino e la ragazza andava a fare pipì imboscata da qualche parte. Non se ve mas, nunca mas. Ciao! Hola! Che tal? Oggi ha fatto pipì di posti stupendi. Wow, le pipì più belli di sempre, più belli. Diciamo top, si può dire top, no? Anche comunque eccezionali, vero? Sì. Uno dopo l'altro poi. Perché è tutto diverso qua, cioè passi dalle rocce nere alle rocce rosse,
Possiamo dire che è top? Possiamo dire sì o no? Che è top, lo possiamo dire. Non riesci a fare due cose insieme, no. Sta al telefono e parla. Però ti mando un bacio. Mi fai camminare in pace? Devi vloggare. Devi vloggare. Ma comunque queste batterie non durano un cazzo, lo sai? È già quasi esaurita pure questa. Siamo state sulle dune di Coraleglio che sono stupende. Ora stiamo andando a vedere il mare sotto le dune di Coraleglio. Qua c'è il deserto che incontra il mare e poi incontra la tradizione, vedi? Questo per esempio è stato fatto, è tipico delle isole Canarie per evitare il vento. Hai visto che ci sta? Possiamo dormire qua stanotte? Vedi, noi facciamo problemi a prendere l'hotel. Ma che cazzo serve l'hotel? Siamo qua. Ti abbassi? Guarda, no vabbè, vieni qua. Non c'è un filo di vento. Abbassati. Fatto apposta. Bravi. Top. Bravi proprio questi. Si può dire bravissimi. Questa è in prima visione come sta mentre vlogga. Ma questo è per fare la cacca senza essere disturbati. Bravo, Lanzarotini e Lanzardelli. No, non siamo a Lanzarote, scusa. Fuerteventuresi. Fuerteventuresi. Venturegni. Fuerteventurotti. E andiamo a... La sabbia d'Ale. Ma se la vediamo dopo? No, dai. No, ma che è? Mica dentro la tanta. Ma che sei scherzato? Io non la sento neanche. Ah, è vero, c'ho le scarpe bucate, la ragazza. Oh, vlogghiamo con tutta la roba nostra addosso. Wow, guarda qua che chill. Qua un bel divanetto riempito di roba nostra. Guardate che bella camera, ragazzi. Che bella camera, accendiamo la luce. Dove sta la luce? Donde è la luz? Sembra essere Lanzarote, mamma mia. Sembra di stare Lanzarote. Yeah, guarda qua, oh. Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Non so che gli vuoi dire. Guarda qua, il locker room. Guarda, the restroom o the toilet, come dicono gli spagnoli. Bellissimo. Però qua non c'hanno il bidet. Ragazzi, non si fa. Ma quanto è top? Quanto è top, ragazzi? Quanto è top? Quanto è top? Quanto è top? Quanto è top? Ma che super cena? Aperitivo. Super aperitivo. No, ma sai perché stavamo col giacchetto? Ah, beh. No, ciao, te lo rifaccio? Eh? Super ape? No. Vieni, copriti, no, ce l'ho tutta qua. Super ape? Ce l'ho tutta qua, vieni qua. Ecco. No. Guarda qua. Senso. Copertina, jamon, fromage, pan, baguette. Ah. Yo. No, sta freschetta. Guarda che schifo. Io? No, stai sbagliando. Non è come sembra. Non è come sembra. Già sta a tirare fuori il prosciutto. Amore, non è come sembra. Vabbè.